Siamo di nuovo in compagnia di Germano Bonavere, un nostro gradito ospite già in alcune precedenti occasioni, ben ritrovato. Ciao Luca, ciao a tutti gli ascoltatori, si dice. I guardatori. Questa volta l'occasione è l'uscita del tuo nuovo album, L'ora dell'ombra rossa. Vorrei cominciare dalla data che hai scelto per farlo uscire, l'11 novembre del 2011. Qual è già il primo significato dell'album che deriva da questa data? Beh, allora, intanto 11 viene chiamato nella tradizione la dozzina del diavolo, perché è zoppa di un elemento. E ho scelto l'11-11-2011 perché c'è un certo mondo legato a forti superstizioni e che spesso detiene il potere, dei grossi centri di potere, che attribuiscono dei forti significati alla numerologia. Non per quanto mi riguarda, non io. Però mi sembrava importante presentare un disco che in forma poetica parla di risorgimento, e mi sembrava importante uscire in una data a cui viene attribuito un grande significato. Tutte queste suggestioni numerologiche, come le hai tradotte poi materialmente nelle canzoni? Ma mi sono affidato a una tradizione, a un libro, che sono i tarocchi marsigliesi, e marsigliesi perché è probabilmente la più antica versione conosciuta, e ho steso su un tavolo una storia, intendendola come storia che ha diversi livelli di lettura. È un percorso evolutivo dell'essere umano, del singolo individuo, è un percorso di evoluzione, di liberazione di un nucleo sociale, e a un livello più alto vuole rappresentare anche un sistema di riscatto di un'intera società, di un'intera comunità umana che sta perdendosi, terrorizzata da un sistema che ha l'unico obiettivo quello di controllarlo e impoverirlo fino a lasciarlo esanime in un terreno nero come la Nigredo, come il terreno nero che è rappresentato nella carta 13 dell'Arcano senza nome. Quindi i tarocchi ogni tarocco corrisponde a uno stato, diciamo, dell'uomo e a un suo stato evolutivo all'interno di questa storia? Esattamente, ho dovuto piegare alcune carte alle mie esigenze narrative, però essendo il tarocco prima che uno strumento per alcuni di predizione del futuro, è in realtà un grande strumento per toccare con mano il presente. È un libro, e quindi la lettura di queste immagini, che hanno grandi valenze nei loro colori, nella loro raffigurazione, permette la metafora, permette l'esercizio poetico-linguistico per arrivare a portare dei concetti sotto il velame dei versi strani, direbbe qualcuno. Quindi un qualcosa che spero lavori sia nella parte conscia, ma anche e soprattutto nella parte inconscia. Anche perché il libro, lo chiamo libro perché in realtà per me è un libro questo disco, anche perché l'intero lavoro è stato scritto in un periodo molto dilatato di tempo, a differenza dei dischi che facevo un anno per l'altro, alcune canzoni hanno quasi 20 anni. Non ci sono molte canzoni che vogliano fare riflettere in questo periodo. Perché hai deciso di proseguire lungo questa strada? Perché una cosa è certa, che l'artista, e non dico artista per piccarmi di questa bella parola, ma perché chiunque fa un qualcosa che tenta di avvicinarsi all'arte è artista. L'artista è l'elemento umano da cui partire per una rivoluzione, perché l'artista ha ancora in sé una caratteristica che è stata sottratta a tutti noi, che è quello di essere homo faber. L'homo faber è quella figura che costruisce qualcosa con una finalità, un obiettivo e un percorso, e un background. Se l'utente medio sapesse la considerazione che un produttore di musica ha di lui in quanto umano, probabilmente si ribellerebbe anche solo di questo fatto banale, perché fatti ben più gravi accadono. Quindi essere considerati questa massa informe di questo gregge belante, pronto a obbedire solo se spaventato, è offensivo, è immorale, non è etico. E quindi c'è necessità di riappropriarsi di un linguaggio, e sono certo, non a caso porto il disco prima ancora di suonare, lo porto come conferenza, sono certo che insistendo e restituendo dignità all'ascolto, non solo l'artista diventa homo faber, ma anche chi partecipa attivamente a un ascolto e ne diventa padrone. È un tentativo eversivo, se vogliamo, di riportare noi persone al centro, e credo sia molto politico, molto più politico di quella politica vuota a cui stiamo assistendo in questo periodo. Siamo stati venduti come altri popoli sono stati venduti, è innegabile, è realtà, è una rapina a volto scoperto che ci viene fatta quotidianamente,
e a questo punto ognuno di noi è responsabile di quello che ci capiterà, quindi dobbiamo nel nostro piccolo, con le nostre piccole forze, dentro il nostro mondo in cui ci muoviamo, riportarci al centro, rimpadronirci di un linguaggio, rimpadronirci di un significante, ritrovare in noi la potenzialità dell'Homo Faber. Bisogna ricominciare dagli artisti, bisogna iniziare a rifiutare tutto ciò che è mercificato, perché è tutto strumentale a un potere che dobbiamo assolutamente distruggere. Hai parlato di linguaggio, anche quello nelle tue canzoni è sicuramente non il più immediale, banato, e invita proprio anche a riascoltare le canzoni per poterle capire. Sì, addirittura alcuni amici, giornalisti e critici mi hanno detto: tu pretendi troppa attenzione. Assolutamente vero, però l'attenzione e la capacità di ascoltare significa anche rinunciare alla convinzione di avere ragione, alla propria ragione, che spesso è vera, è oggettiva, è maturata dall'esperienza. Ma questo rinunciare per un attimo a quell'egocentrismo che ognuno di noi ha, figurarsi chi fa il cantante, sale su un palco per farsi vedere, perché gli piace l'applauso, però rinunciando un attimo a quell'egocentrismo e rimettendo al centro il significato delle parole, siamo costretti a progredire, a incamminarsi in un terreno inesplorato, e spesso quel terreno è il terreno dell'arte. Il terreno dell'arte, non dimentichiamolo, e ce lo insegna Galimberti, è il terreno dell'indifferenziato, dove il Dio è capace di grande amore, ma anche di distruggere Sodoma e Gomorra, dove tutto è indifferenziato, dove ciò che è bellissimo può diventare terrificante, e quindi lì scopriamo noi stessi e maturiamo. Allora vorrei che il pubblico abbia per giusta ragione i momenti di apertura, di spensieratezza, la canzone inutile, il libro inutile, la fotografia inutile, per alleggerire, ma bisogna riservarsi un momento in ogni giornata della nostra vita per fare un gradino avanti. Quindi se anche nel disco mio, se qualcuno si avventurasse ad ascoltarlo, si trovasse costretto anche ad aprire Wikipedia o prendere un vocabolario per scoprire che l'Adam Kadmon è solo un'altra parola per significare l'Adamo primordiale, in quel momento si è appropriato di un termine, ha tolto potere a chi lo terrorizza. Chi ha collaborato alla realizzazione del disco? Questo disco, per farlo, è stato un percorso abbastanza lungo e contorto. All'inizio ha collaborato, e ti parlo di quando avevo 20 anni, Don Sesto Serri, che è un prete che oggi non c'è più, della parrocchia di Villanova di Carpi a Modena. Poi devo dire, senza voler essere retorico né poetico, che hanno collaborato tutte le persone che ho incontrato nella mia esistenza, specialmente quelle che mi hanno fatto del male, perché nel momento in cui subisci del male sei particolarmente attento, e quando i sensi sono svegli e vigili puoi accedere in quel terreno del sacro. Dal punto di vista più pratico mi ha aiutato negli arrangiamenti, soprattutto come interprete dei miei sogni acustici, non essendo musicista, Antonello D'Urso. Va ricordata per la pazienza e l'abnegazione e la cieca fiducia nel progetto Patrizia Muzzi, la mia compagna, nonché manager. E devo anche ringraziare Mario Vignoli e Maurizio Biancani, uno come sostegno morale e spesso anche economico, e Maurizio Biancani come grandissimo fonico, che ha sposato questa causa già dal disco precedente, certo di fare una cosa giusta, prima che una cosa che probabilmente tutti ce l'auguriamo un giorno ci darà anche di che sopravvivere, perché in questo momento subisco un forte ostracismo. Devo dire che sei uno dei pochi che si prende cura anche del popolo degli invisibili. Hai detto che questo progetto è nato molto tempo fa. Ha cambiato direzione in questi anni, oppure avevi già in mente il risultato finale? Il progetto nasce come disco, come scritti di denuncia forte. Poi mi sono accorto che il linguaggio diretto l'avevo già usato, fra l'altro in Magnifico e in Città Invisibili, e comunque porta ad essere catalogato di sinistra. E tengo a dirlo, io sono un comunista e quindi non sono di sinistra, intendendo questa sinistra, non sono rappresentato da faziosità politiche che servono allo stesso potere, che è quello bancario, è quello dei banchieri, quindi non volevo più apparire come personaggio politico di quella politica, come personaggio, come persona che si interessa di polis, del quotidiano vivere, sì. Allora ho pensato che poteva essere uno strumento un pochino più depistante usare la metafora. Quindi cercare di scrivere un disco, scusate questa insistenza sul libro, che fosse più poetico che diretto, in modo che, siccome molte di queste canzoni nascono dopo percorsi di meditazione, quindi trascrivendo l'inconscio, gli ho cercato di dare
una veste leggibile come storia, attraversando tutto lo scritto con la mente razionale e poi lavorando sulle metafore, perché quando, per fare un esempio, nella canzone della Justice, che si rifà all'arcano della giustizia dei tarocchi, dice la canzone, non più io, perché la canzone deve diventare uno strumento di tutti, quindi non è Bonaveri che lo dice, ma è ognuno di noi. Quando la canzone chiude e dice l'imperatore viene decapitato, ognuno di noi sa chi è l'imperatore, chi è il suo imperatore, senza cercare di sottometterlo a un credo politico, perché il credo politico genera il senso di appartenenza, il senso di appartenenza genera il diverso genera la violenza. E quando una società non ha più un linguaggio e non sa come esprimere la parola, questa violenza passa al gesto. È una violenza insana. Esistono violenze sane, che sono quelle che sono passate per la parola e sono maturate come unica estrema ratio di soluzioni. Noi in mano abbiamo l'edizione italiana del disco, ce ne sono però altre. È già pronta ed è già in vendita l'edizione spagnola, La Ora della Sombra Roja, perché devo dire che ho meno ostracismo in Sud America. Ho avuto anche la grande gioia di essere quello che ha fatto gli auguri di buon anno alla comunità italiana in Argentina. E stiamo preparando la versione inglese e la versione francese. E sto ben lontano, ci tengo a dirlo, da qualsiasi movimento velleitario che nasce oggi, perché spesso è utile al sistema, si rischia di essere utili idioti, e perché trovo sgradevole in questo periodo in cui cade il nostro Presidente del Consiglio, evito qualsiasi battuta, perché credo che certe figure si commentino da sole, non c'è bisogno, anche perché in tutti i contesti abbiamo delle figure abbastanza patetiche, oltre che retoriche. E in un momento come questo ho visto cantautore di grido oggi cantare che se ne deve andare. Ci vuole un bel coraggio, ha già dato praticamente le dimissioni, l'hanno già praticamente dimesso. Quindi in questo clima io credo che prima di appartenere a un movimento ci si debba rendere conto di chi si è davvero, ci si debba riappropriare della propria dignità e decidere finalmente di riprendersi un grande senso di etica, mettere davanti a qualsiasi cosa, se no abbiamo perso. Quando comincerai a suonare l'album dal vivo? Io credo che di iniziare a suonarlo fra un paio di mesi, è una scelta, fra l'altro i musicisti che scalpitano e me ne rendo conto, però vorrei davvero trovarmi nelle case delle persone a discutere di questo disco, quindi se posso fare anche uno spot stupido, banale, apparentemente inutile, ma se una persona ha 20 amici e ha voglia di fare un incontro e chiacchieriamo insieme di massimi sistemi, di quello che è la situazione attuale, soprattutto chiaramente legandola a quello che è una proposta che ho fatto musicale, perché non contattarmi? Può essere anche che ci troviamo una sera a cena e poi ci ascoltiamo i dischi e ne parliamo, anche perché quello che vorrei fare è fare delle proposte anche dal punto di vista dell'incontro. Nessuno ha la verità in tasca, ma ci sono gli strumenti per conoscere. Se io dico oggi che il nostro probabile futuro Presidente del Consiglio, Mario Monti, è stato presidente della sezione europea della commissione trilaterale fondata nel 74 dai Rockefeller, non parteggio, affermo una cosa vera, verificabile, se ho mentito sono smentibile, e a questo punto abbiamo il dovere etico di sapere cos'è, perché a questo punto possiamo ripretendere una democrazia, è la prima cosa che dobbiamo richiedere, noi dobbiamo decidere chi ci governa. Allora, per parlare di queste cose, per creare dei nuclei, soprattutto finché sono in condizione di poterlo fare, perché il gioco è serio, ci si può incontrare, si può chiacchierare, ci si può rendere conto insieme. Questo è riprendersi la democrazia. L'hanno sottratta al popolo greco. Il popolo greco è stata la culla della democrazia, del nostro sistema mondo. Della culla della filosofia, la culla di un sacco di arti. Ebbene, 17 milioni di persone hanno visto sottratto il diritto fondamentale che loro hanno creato, che è quello di scegliere come morire, piegati a un consumismo capitalista, liberista, che farà del male anche noi adesso, siamo i prossimi. Allora bisogna che tutti gli artisti, e deve partire dagli artisti, non dai politici, perché l'artista tocca il terreno del sacro. In quel momento possiamo avere una coscienza collettiva. Non si tratta di essere dei rivoluzionari col fucile, ma con la parola sì. Allora veramente buon lavoro. Sì, grazie mille, e ti sei reso complice dello scoccare dell'ombra rossa, ne sei consapevole? Ci provo. Sai che sono un tuo fan. Volevo approfittare, perché è un carissimo amico, Roberto, è venuto a portare la sua testimonianza, appartiene a un componente del gruppo Lo Studio Staff. Io guardo in telecamera, ma in realtà guardo la luce, mi rendo conto che dovrei guardare più giù.
ed è un gruppo molto, un valente gruppo di Imola, fanno un rap e anche del crossover, poi mi linceranno perché io non sono esperto di questo mondo, però li ho coinvolti in questo progetto perché, intanto perché sono molto giovani e quindi volevo vedere i testi di un vecchio come potevano essere interpretati e letti. In seconda perché sono persone che stanno in prima fila. In terza perché sono artisti, quindi sono un bellissimo contributo al disco e siccome mi hanno regalato la musica e l'interpretazione di un testo che era solo testo e che ho scritto che avevo 19 anni, un pelo riadattato anche da loro, abbiamo lavorato insieme, allora volevo che anche lui testimoniasse questa cosa. C'è anche un'anima imolese nel nuovo lavoro di Germano Bonaveri, come vi siete incontrati? È partito tutto da me, essendo un fan di Bonaveri da ormai almeno 2 anni, avendo ascoltato i suoi dischi precedenti, mi è venuta l'idea e l'ispirazione di inviargli una mail al suo indirizzo personale, buttando questa buttade, non aspettandomi neanche una risposta. Invece Germano è stato entusiasta di questa idea, gli ho postato un nostro videoclip di un vecchio disco, ne è rimasto comunque attratto e da lì è partito il tutto. Ha citato lui stesso che non sono due generi molto che hanno molto in comune, come siete riusciti a trovare un'armonia fra le due cose? Diciamo, noi ci siamo buttati in questo progetto soprattutto perché Germano ci ha proposto un suo testo con la nostra interpretazione, quindi era un esperimento che non avevamo mai fatto, perché noi ci facciamo la musica da parte nostra, abbiamo il nostro produttore che è DJ Mastafak e siamo due voci, che siamo io e Angelo Selgre, che è un ragazzo metà greco metà italiano, e scriviamo praticamente tutti i testi, quindi diciamo l'esperimento di fare questa cosa nuova su un testo che non abbiamo scritto noi ci ha fatto partire la scintilla. E com'è stato lavorare insieme? Favoloso, favoloso, ci siamo ritrovati subito d'accordo, stessa linea comune di pensiero, e quindi è stato un esperimento sicuramente ben riuscito.